Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Allora, qualcuno di voi tempo fa mi aveva detto: perché non fai un video in cui ci presenti i tuoi amici animali? Io l'avevo fatto, però presentandovi in realtà soltanto il cane. Perché? Perché il cane ne ho uno solo, invece di gatti ne ho diversi. In via del tutto eccezionale, li ho portati in casa per farveli conoscere uno alla volta. Lui, sinceramente, non so come si chiama, però come potete vedere è un gatto molto vivace, che non sta fermo un attimo. Poi c'è lui, come potete vedere c'è uno spolverino perché è un gatto di razza. È il più delinquente di tutti, perché dovete sapere che questo gatto fa un sacco di casini. Infatti, mentre io registravo l'inizio del video, non si è visto, perché non l'ho inquadrato, però questo gatto, questo delinquente, era salito praticamente sul mobile della cucina, cioè in alto, che per recuperarlo praticamente dovevo prendere la scala. Per fortuna che ha deciso di scendere da solo. Poi c'è lei, che praticamente è l'ultima arrivata, anche se ormai è diventata grande. Pesa pure, però è l'ultima arrivata. Mi ricordo che quando è arrivata qua praticamente era un cosino piccolo, oddio, dovete vederla. Invece mo' è cresciuta e si è fatta una piccola delinquente. Allora, poi c'è lei. Lei praticamente si chiama Tigrottina, vuoi salutare? Praticamente anche lei c'ha lo spolverino, perché è un gatto di razza. Quando era piccola era molto affezionata a me, mo' invece si è fatto un piccolo delinquente. Delinquente e dispettosa. C'è lui o lei, che praticamente questo gatto c'è una storia. Perché? Vedete così? Praticamente l'abbiamo trovato abbandonato per strada, vicino alla ruota della nostra macchina, era morto. Però poi alla fine gli abbiamo dato un po' di latte e è tornato in vita. Mo' come potete vedere gode di ottima salute. E praticamente, siccome è un gatto di razza, non ci eravamo accorti, perché non si vedeva, perché proprio perché è un gatto di razza, che praticamente in realtà era maschio e noi pensavamo che fosse femmina, proprio perché il pelo nascondeva, tra virgolette, il suo sesso. Lei assomiglia molto alla mia gatta Stella, che è scomparsa tantissimi anni fa. È un bel gatto bianco e nero. Vuoi dire qualcosa tu? Non vuole dire niente. Poi c'è lui. Come potete vedere è molto grande, praticamente è uno dei gatti di mio zio, che però sta comunque con noi. Praticamente in confronto agli altri praticamente è un coniglio. Praticamente adesso c'è lei, pure è di mio zio, e noi la chiamiamo la nonna. La nonna perché praticamente è un po' la nonna di tutti, perché è la gatta più anziana. Mo' vi faccio fare una risata. Parlando appunto di questo gatto. Sto gatto deve mangiare altri tipi di cibo. E praticamente stavamo al negozio. Al negozio, solito supermercato dove si vendono roba di animali, ma anche roba per noi. Non so se dalle vostre parti esiste una cosa del genere, però qua in Abruzzo è molto frequente. Allora, stavamo a vedere il cibo per i gatti e io me ne sono uscita ad alta voce dicendo: questo allora è per la nonna. Tutta la gente a riguardarmi, cioè loro per appena che avranno pensato. Dicevo: questi livelli sono arrivati questi qua, che buona, povero vecchietto. Gli danno da mangiare il cibo per gatti. Di certo non immaginavano che fosse... Che la nonna mi stavo riferendo a nonna gatto. Oddio.
E per finire c'è lei. Lei è stato il primo gatto che abbiamo praticamente adottato. Quello che poi ci ha dato altri cuccioli, che poi ci hanno dato a loro volta altri cuccioli e così via. Insieme a sua sorella, che purtroppo la sorella ha avuto un bruttissimo raffreddore e purtroppo è morta senza che noi potessimo fare nulla, perché alla fine anche il veterinario dice purtroppo io stesso non posso fare nulla perché purtroppo è una malattia incurabile, però dovete vedere quel gatto. Cioè, mi dispiace che non sono riuscita a presentarvelo, perché era un gatto veramente troppo, faceva troppo ridere, perché era un gatto praticamente piccolo piccolo, cioè non di età, proprio di costituzione, magrolina, che praticamente camminava per casa così, c'aveva paura di tutto, però quando la facevi arrabbiare se ne fregava chi stava davanti, poteva stare davanti pure il cane, che tirava certi sinistri o certi destri fenomenali. Mi ricordo che una volta, oddio, ci posso ripensare. Praticamente avete visto il gatto di mio zio, non la nonna, l'altro, com'è grande. Immaginatevi un po' che il gatto, quello che purtroppo è morto, la metà. Praticamente il gatto, quello mio, sta mangiando tranquillamente il suo pranzo. Non so se erano croccantini o bocconcini, però qualcosa sta mangiando. È arrivato praticamente il gatto, quello di mio zio, che è il doppio, a dargli fastidio. Praticamente si era messo dietro, praticamente, immaginate, tipo questo è il gatto, e quello si era messo dietro, cioè praticamente odorargli le parti intime, come si fa? Vabbè. Non lo volevo dire, però è per farvi capire. E praticamente cosa è successo? Praticamente che il gatto cominciava a muovere la coda, come per dire non darmi fastidio, però questo gatto, il gatto di mio zio, che è troppo delinquente, continuava. Alla fine sto qua, cioè il mio gatto si è girato, gli ha mollato uno schiaffo, l'ha fatto scappare. Oddio, però che scena. Mi sarebbe piaciuto veramente registrarlo, però purtroppo quando succedono queste cose, succedono così all'improvviso che tu neanche ti immagini. Neanche ti immagini che possano accadere. Pure succedono. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, perché non ha senso che seguite il mio video senza essere iscritti. Mi potete seguire su altri siti, basta che cercate il mio nome. A presto ragazzi!